Siamo presso la Sala dei Marmi della provincia di Pescara con due graditi ospiti, il presidente della provincia di Pescara, Antonio Zoffiri. Grazie presidente per aver accettato il nostro invito e alle sue spalle c'è l'ingegner Luigi Urbani, responsabile dell'area tecnica dell'ente, dunque della provincia. Allora presidente, iniziamo a parlare delle scuole, del tema caldo in questo momento storico, perché fa già caldo da un punto di vista climatico, ma per voi sarà un'estate molto calda e soprattutto di lavoro, perché siete già al lavoro e non da oggi per preparare la riapertura delle scuole. Parliamo ovviamente delle scuole che sono gestite dalla provincia di Pescara, su cui avete la competenza, ovvero gli istituti di secondo grado. Qual è la situazione? E vorrei anche ricordare a tal proposito che si stanno concludendo proprio in questi giorni gli esami di maturità. È andato tutto bene dal punto di vista della sicurezza sanitaria. Tra l'altro voi come provincia di Pescara avevate distribuito 25.500 mascherine. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Sinceramente non sono preoccupato, non siamo preoccupati delle vacanze estive, come farle o se non farle, siamo preoccupati dell'incertezza. Non abbiamo delle linee ben definite, non abbiamo come agire, come comportarci. È ancora tutto un po' confusionaria e questa cosa qui ovviamente ci crea un po' di problemi sia a noi come presidenti di provincia, ai tecnici, ai dirigenti scolastici. Presidente, vogliamo ricordare anche a beneficio dei nostri telespettatori la competenza delle province su quali scuole? Sì, le scuole di secondo grado, come avevi detto prima tu Paolo, le scuole superiori di tutta la provincia di Pescara, che sono circa 30 plessi scolastici. Parliamo di numeri comunque notevoli, perché parliamo di scuole grandi a Pescara, come per esempio l'Alberghiero, il liceo classico, i due licei, ma anche il Tito Acerbo, ma anche in provincia ci sono degli istituti anche storici come il Luca da Penne a Penne, sì, e l'istituto agrario Cuppari. Quindi parliamo di istituti che hanno tantissimi studenti. Sì, parliamo di una popolazione scolastica importante, ma ogni plesso scolastico varia dalle 600 unità fino a 1.300-1.500 unità, parliamo di ragazzi, più il corpo docente, il personale ATA, quindi parliamo di una popolazione abbastanza importante. Siamo preoccupati perché i numeri sono importanti, ma soprattutto veniamo da una situazione pregressa non bella per le scuole, perché ormai da 10 anni le scuole non subiscono una manutenzione importante e i numeri erano già esplosivi prima del Covid. Adesso con il Covid si sono accentuate tutte le varie carenze sia strutturali che come numero, come spazio scolastico. Quindi siamo veramente spaventati e abbiamo delle grosse difficoltà. Ma poi il mondo scuola non è soltanto ridotto ad uno spazio della scuola, parliamo anche dei trasporti, parliamo dei convitti, delle mense. Il mondo scuola è molto più ampio, è molto più particolare, è ampio da prendere decisioni anche sui trasporti scolastici. Non capisco perché uno che vola con l'aereo si può sedere a fianco all'altro con la mascherina, uno che viaggia con il pullman deve stare a 1 metro di distanza. Il ministro ci dovrebbe spiegare anche questo, oppure il comitato scientifico della sanità, come tante altre cose. Ecco, io vorrei coinvolgere l'ingegner Urbani per entrare ancora un po' più nello specifico della situazione. Prego ingegnere, perché ci sono dei fondi che sono stati stanziati dal governo, mi corregga se sbaglio, alla provincia di Pescara per quanto riguarda il comparto scuole sono stati assegnati circa 750.000 euro. Le chiedo subito, sono fondi secondo lei sufficienti e cosa farete di questi soldi? Buongiorno a tutti i telespettatori, dire se i fondi sono o meno sufficienti è azzeccare un terno al lotto. Noi abbiamo contezza delle misure che dobbiamo adottare per contenere l'emergenza in corso, misure che ormai conosciamo tutte, che vanno dal distanziamento interpersonale alle ulteriori misure di igiene personale e quant'altro siamo tenuti a rispettare per evitare il contagio. Certo, noi abbiamo
aderito all'avviso emanato dal MIUR, dove ci sono stati riservati 750.000 euro, perché abbiamo una fascia studentesca che va da 10.000 a 20.000 unità, pertanto era riservato a questa fascia l'importo di euro pari a 750.000 euro, per cui usufruiamo di questi 750.000 euro. Noi non abbiamo deciso alcunché sull'importo che è stato destinato alla provincia di Pescara. Di certo faremo il possibile per assicurare l'adozione di tutte le misure nei vari istituti di competenza per limitare il contagio. A tal scopo abbiamo attivato già celermente una sorta di ricognizione, atteso che molte notizie le avevamo già in archivio, ma abbiamo attivato una ricognizione puntuale su ogni edificio per capire quali sono gli interventi che ci vengono richiesti o accertiamo essere necessari, appunto, per contenere il contagio. Questi interventi in linea di massima possono consistere nell'ampliamento delle aule lì dove possibile, oppure ogni altra misura per evitare il contagio che può innescarsi dalla presenza contestuale e contemporanea di più persone in ambiti ristretti. Prima di coinvolgere anche Alfredo Primante da studio, io le faccio questa domanda, ingegnere. Probabilmente il problema maggiore, anche leggendo le cronache di questi giorni, è quello che riguarda anche questi banchi singoli che probabilmente verranno destinati ai ragazzi. Come sistemare questi banchi, il rispetto delle distanze, ma l'utilizzo probabilmente anche di spazi più ampi. Molte aule avranno difficoltà a contenere tutti i ragazzi con i banchi singoli a distanza. Vero, infatti l'avviso riserva importi anche per quanto riguarda gli arredi, perché lì dove non è possibile assicurare il distanziamento con gli arredi di cui si dispongono, che per la maggior parte sono tutti banchi doppi, e ovviamente è facile intuire che banchi doppi occupano più spazio e sono riservati comunque ad una sola persona. L'ideale in questo momento sarebbe disporre di banchi singoli per poterli poi distanziare di un metro. La norma impone il distanziamento di un metro tra le persone, se non erro, e quindi potremmo fare economia di spazi anche con arredi diversi da quelli di cui disponiamo. Però cercheremo di trovare il punto di massima convenienza per l'ente provincia, in modo tale da poter assicurare il rispetto delle normative. Mi spiego meglio: lì dove è possibile gestire spazi con banchi duplici, doppi, continueremo ad utilizzare questi spazi. Lì dove non è possibile, perché non abbiamo spazi a sufficienza, siccome l'avviso emanato dal MIUR ci riserva anche la possibilità di acquistare arredi, punteremo su questi arredi. Allora, linea allo studio, a te Alfredo per qualche domanda all'ingegnere Rubani, ovviamente anche al presidente Antonio Zaffiri. Sì, allora una domanda per l'ingegnere, poi Paolo faremo vedere ai nostri telespettatori un servizio che ha realizzato Giuseppe Dintino con il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che è anche vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per l'Abruzzo, che in qualche maniera racconta anche delle difficoltà che non solo le province ma anche i comuni stanno attraversando in questo periodo per far fronte alla riapertura delle scuole. Vengo però alla domanda per l'ingegnere, che in realtà è duplice: se riesce a quantificare quanto può essere la spesa per adeguare soprattutto le aule che, come abbiamo sentito, hanno bisogno di arredi nuovi, e la seconda riguarda però i tempi, perché oggi è 1° luglio. Le scuole riaprono a settembre, insomma anche la tempistica, considerato che c'è agosto e il ferragosto di mezzo, mi sembra piuttosto stretta. Trovo difficile rispondere ad entrambe le domande, però posso assicurare il massimo impegno, il totale impegno per quanto riguarda la nostra disponibilità, ce la stiamo mettendo tutta. Infatti siamo già partiti con una ricognizione puntuale, come ho detto prima, per capire l'entità
e i lavori da eseguire per assicurare condizioni assolutamente sicure. La stessa cosa è per gli importi, cioè è estremamente difficile quantificare un qualcosa di cui ancora non abbiamo contezza precisa, però ripeto, ci stiamo lavorando per cercare di assicurare il massimo, è nel nostro dovere assicurare il massimo delle condizioni rispetto totale delle normative. Allora, nel frattempo usciranno anche le linee guida, tra l'altro domani c'è un incontro al Ministero anche con i sindacati per discutere, insomma, delle attese linee guida per capire, come diceva l'ingegnere, come muoversi e come spendere anche i soldi a disposizione. Andiamo a vedere il servizio e poi torniamo in diretta da Pescara. Si torna a scuola il 14 settembre, bisognerà garantire un metro di distanza tra gli studenti e per ora nessun obbligo riguardo le mascherine, sarà infatti il comitato scientifico ad inizio settembre a valutare le misure da adottare in base all'andamento del contagio. Queste le direttive del Ministero dell'Istruzione, mentre per quanto riguarda la manutenzione degli edifici scolastici, gli arredi, la possibilità di scaglionare entrate e uscite e il trasporto degli studenti, tutto ricadrà sugli istituti e gli enti locali. Il sindaco di Chieti e vicepresidente della Associazione Nazionale Comuni Italiani, Umberto Di Primio, parla di scarico di responsabilità. Quando si parla di scarico di responsabilità è difficile poi trovare una giustificazione. In verità qualcuno che avrebbe dovuto con chiarezza, e ce n'è stato di tempo, dire ai comuni e quindi anche alle scuole quello che si doveva fare, quello che si sarebbe dovuto fare in vista della riapertura dell'anno scolastico, l'unica cosa che è stato in grado di fare è dirci che il 14 settembre si aprono le scuole. Per il resto vi è ancora tantissima, troppa confusione, un governo balbettante che non dice mai la stessa cosa la sera detta al mattino, e quindi questo oggi è il risultato. Siamo all'inizio di luglio con i comuni che dovranno fare le corse per capire come gestire le scuole, come gestire le presenze sugli scuolabus e così via discorrendo. Il sindaco ha convocato i dirigenti degli istituti scolastici del capoluogo teatino. Questo probabilmente sarà l'ultimo nodo da sciogliere per Di Primio nel ruolo di primo cittadino prima delle elezioni amministrative di settembre. Ci sono due misure tra le quali sulle quali avere molta attenzione. La prima è quella dei 330 milioni di euro che sono stati stanziati dal governo per gli adeguamenti alle scuole italiane, quindi tutte, e qui il bando scade il 3 di luglio e quindi dovremo correre perché ci sia la possibilità di attingere a quei finanziamenti. E poi c'è invece il DL 28, cioè il DL Rilancio Italia, così è stato chiamato, che prevede delle somme in favore dei comuni, per quel che riguarda il comune di Chieti 450.000 euro per 32 plessi scolastici, però capite bene che è una inezia rispetto a quanto sarebbe per davvero necessario se volessimo fare in modo che i nostri figli, che i nostri ragazzi vadano a scuola con un distanziamento garantito di un metro e con tutte le altre accortezze che sono richieste in questo momento. Sono accortezze necessarie, sono misure indispensabili, segnalo soltanto che ancora una volta la responsabilità ricade sui sindaci, sui dirigenti scolastici, senza che però questi siano dotati delle necessarie risorse per poter fare interventi che non sono di manutenzione ordinaria, ma a volte sono di manutenzione straordinaria. Paolo, prima della battuta conclusiva con il presidente della provincia Zaffiri, ricordo anche ai nostri telespettatori che questo pomeriggio il ministro Azzolina sarà all'Aquila per una visita, anche un sopralluogo in una scuola, la Marielle Ventre, in un cantiere di una scuola, e vedremo se darà qualche anticipazione, qualche risposta in più rispetto a quello che è già trapelato, quel poco che è trapelato in queste ore. Paolo, per la chiusura del collegamento. Sì, proprio per chiudere un'ultima domanda, considerazione con il presidente della provincia di Pescara, a cui chiedo, per chiudere, Presidente, questi 750.000 euro, secondo lei sono fondi sufficienti o vi aspettavate qualcosa in più? Chiederete di più al Governo considerando le criticità che c'erano e quelle che sono sopraggiunte dal mese di marzo? Allora, come si diceva prima, non sappiamo se sono sufficienti o no. Una cosa è certa, che la situazione era drammatica e quindi sicuramente quando si metterà mano si dovrà intervenire anche sulla parte straordinaria, non è solo distanziamento sociale o emergenza Covid.
c'erano tante cose che non andavano bene prima e si andranno a sistemare perché poi si va a sommare, quindi sarà molto difficile che questi fondi saranno sufficienti, quindi chiederemo di più al governo, ma soprattutto il governo dovrà avere le idee chiare di quello che dobbiamo fare, non ci deve caricare solo di responsabilità ai sindaci, ai presidenti di provincia. Il governo aveva una grande possibilità e anche questa volta ha perso l'occasione, perché aveva la possibilità di nominare commissario straordinario, visto che ha nominato i sindaci e i presidenti, il parlamentare del Rio, Graziano Del Rio, visto che è stato presidente ANCI ed è stato anche il ministro per gli enti locali, chi meglio di lui poteva essere nominato commissario straordinario in questa situazione? Quindi avrebbe avuto la possibilità di dimostrare ciò che lui riteneva delle province precedentemente, in quanto le province non servono a nulla in questo momento e in questa fase le province sono ritornate ad essere indispensabili. Grazie, un po' di polemica alla fine, Presidente. Non è una polemica, è solo verità. Grazie al Presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, per essere intervenuto in diretta nel nostro TG. Ovviamente grazie anche all'ingegner Luigi Urbani, responsabile dirigente dell'area tecnica della provincia. Dalla Sala dei Marmi della provincia di Pescara è tutto. Linea allo studio, a te Alfredo.